Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi spacchettamento passione unghie. Acquisti di maggio delle novità. Allora, questa volta fortunatamente posso ringraziare Naomi. Apriamo insieme il pacchetto. Come sempre c'è la cartolina con la nuova crema piedi gambe drenante nutriente lemongrass e tea tree. E qui cosa c'è anche? La crema mani arancio e aloe. Beh, potrebbero anche mettere un campioncino ogni tanto invece che comunque le cartoline. Quindi, bando alle ciance, apriamo. Questa volta non l'ho aperto prima di voi. E quindi è tutto in diretta. Quindi, sempre sacchetto in TNT, tessuto non tessuto. Subito il primo acquisto è questa raspa grande che era in offerta a 1,99 euro, sempre nella confezione comodissima, apri e chiudi con la possibilità di scrivere fuori il nome, ma non ce n'è bisogno perché intanto il nome è il mio. Poi c'è altro? Ok, come al solito c'è il reso, il modulo dei resi. Allora, quindi partiamo. Abbiamo detto, primo acquisto, la raspa. Benissimo. Qui hanno deciso, dal momento che sto registrando, di mettersi a fare le corse automobilistiche. E va bene. Intanto poi mettendo una canzone in sottofondo spero che questa cosa non la sentiate più. Quindi andiamo al pescaggio. Allora, ho acquistato le nuove striscioline. Io le ho prese gold, le strip, le gold strip, sono di varie misure e di diversi spessori. Quindi le proveremo. Siamo qua. Poi, questo è l'omaggino. Allora, ho preso pennelli. Ormai mi sono lanciata con questi corsi e quindi le varie aziende, i vari corsi che faccio con le varie aziende richiedono determinati pennelli. I loro costi sono spropositati. Io li trovo uguali e quindi li acquisto da Passione Unghie, e questo è il pennello per la base ed è questo per la base. Credo che praticamente ce l'avevate tutte tranne me. Quindi puliamo le setole e questo è il pennello per la base. Molto bello. E lo reinserisco dentro. Ok. Carta, la buttiamo. Poi un altro pennello, ovviamente. Questo non è più nero. Quindi questo è rosso, non capisco perché insisto sempre. Ho preso quello color, la versione color, per stendere il colore, perché tutti mi dicono che c'è bisogno del pennellino, quello apposta per il colore, perché è sottile e va fino in fondo. Va bene sotto le cuticole, quindi puliamo anche qui le setole. Io onestamente parlando non lo trovo tanto diverso, anzi il mio è decisamente più sottile. Comunque va bene così, almeno questo si chiude, il mio non si chiude, questo si chiude. Quindi pulite le setole, questo è il pennello per i gel color. Nella descrizione veniva descritto come un pennello adatto anche ai colori pastello e non lasciava le striature. Lo proveremo. Che altro dire? Ebbene, poi, sto scartando dal sacchettino. Allora, eccoci qua. Allora, ho comprato il set Glow Glitter Collection. L'ho preso tutto perché in realtà, a dire il vero,
mi interessavano soltanto quattro tipologie di questi glitter olografici e costavano praticamente 4 euro l'uno e quindi avrei speso 16 euro per prenderne solo 4. Tutto il set ne veniva 18, ho aggiunto 2 euro in più e ho comprato tutto il set. Non so quando e come utilizzerò il giallo, l'arancione questo rosa shocking, non ne ho la più pallida idea, ma vedremo il da farsi. Allora, quello che mi interessava era sicuramente, e neanche sto tanto sto fucsia, però questo è il fucsia, poi questi sono quelli verdi che mi piacciono tantissimo. Poi bellissimi anche questi azzurri, sto mettendo tutti al contrario, bellissimi. I miei preferiti in assoluto sono questi due, che sono la versione lilla, infatti Lilac Glow Glitter, e la versione Opal Glow Glitter. Bellissimi, mi piacciono tantissimo. E quindi eccoli qua. Tutti quanti. Poi la scatola la terremo perché sono più comoda. Allora adesso rimaniamo in tema glitter, perché tanto sicuramente l'omaggino avrà a che fare con i glitter. Già c'è uno spoiler e quindi saranno dei glitter blu, cara Noemi? Ebbene sì, brava, anche Noemi mi sta piacendo molto, molto molto belli, grazie mille. E quindi adesso andiamo avanti, perché poi dobbiamo passare anche alla stesura, come non poter acquistare degli smalti in offerta. Allora, il primo è quello della linea Supreme e ho preso il Pink Lady. Andiamo ad aprirlo, che non vedo per quale motivo mi devo sempre spaccare le unghie, anzi in realtà qualcuna ce l'ho già spaccata. Allora, eccolo qua il Pinky Lady, ed è questo. Poi andiamo a stenderli. Poi, di già che ci siamo, appiccichiamo la scarabattolo sopra. Ecco, figurati. Le. Ok, poi sempre della linea dei Supreme, sempre in offerta c'era danza, che si avvicina molto al colore ballerina e a Madame, per la serie la gente vuole i nude. Ecco qua danza, ve lo apro. Ecco, molto carino, semplice direi, e incolliamo anche il suo birubiciulu, magari non sul guanto, che non sarebbe male, già queste cose incollano pochissimo. Ok, il suo nome lo mettiamo qua e poi vediamo se riusciamo a recuperarlo nella tip. Sempre della linea Supreme ho preso acqua marina. Nel video mi aveva colpito, adesso vediamo come rende, se è davvero così bello glitterato. Sì, assolutamente bello glitterato. Adesso voi non lo vedete a fuoco, ma è bello e glitterato. E poi intanto lo andiamo a stendere, e quindi anche di questo andiamo ad attaccare il giargiatulino sopra, possibilmente non sul guanto. Perfetto, e il nome lo spostiamo. Ok, poi passiamo invece ai semi permanenti, quelli classici, e in offerta c'era il Cotton Candy, per tutte quelle a cui piace il rosa. Questo è il Cotton Candy,
che penso che faceva parte, sì, il cotton candy, che faceva parte di una linea primaverile, che io avevo preso tutti gli altri tranne questo e adesso c'ho anche questo. E poi ho preso i gel color. Allora, i gel color, guardate, qui ci sono le protezioni e qui stanno facendo le gare di motocross anche, oltre di Formula 1, in questa via dove il limite è ai 40 all'ora, ma va bene lo stesso, ho deciso di farmi impazzire. Quindi ho preso Selfie Queen e vi faccio vedere com'è, tanto poi tolgo il tappo. Guardate che meraviglia sto Selfie Queen, bellissima, mi piace molto Selfie Queen. Poi questo è Desiree, che questo era, mi sembra, in offerta ancora meno a 2,99 €. Ti è un po' sbardellato il tappo, ma guardate che bello questo Desiree, molto molto contenta. Cioè, mi aspettavo questo colore in tulip, a dir la verità. Invece, se andate a vedere nel video precedente, tulip è stata un po' una delusione per me. Comunque questo è Desiree, ho già tutto zozzato, è incredibile. Questi guanti adesso me li pulisco, intanto chiacchiero e fatemi sapere cosa ne pensate fino ad adesso. Ecco, pulisco un po', pulisco anche questo perché siamo ormai addirittura d'arrivo, non è che, però non è detto che sia l'ultima cosa che acquisto questo mese. E ho preso anche Ischia, io non so perché, ma adoro tutte le tonalità lilla, malva e quant'altro, ma questo è anche azzurro ed è bellissimo, anche questo molto bello, sembra azzurro ma in realtà è una bellissima variante di lilla, è una via di mezzo tra un lilla e un lavanda sui toni dell'azzurro, ovviamente molto bello, almeno io lo vedo così. Poi magari mi diranno no, è azzurro, va bene, azzurro, io lo vedo un azzurro lilla. Eccoci qui, e questo è Ischia. Ok, ed infine ho lasciato l'ultima chicca, è il Genius Natural, il Builder Sokoff. Ho fatto da poco il corso di Sokoff e quindi ho voluto acquistare questa base Sokoff perché ho imparato un po' di cose e ho capito che non tutte le basi sono uguali e vanno bene per tutti, e quindi questo è il Genius Natural. Con questo ci facciamo la base del semi permanente e ci facciamo anche un semi permanente rinforzato anche su unghie difficili. Ecco qua gli acquisti, questi li stendo così, di Passione Unghie di questo mese di maggio. Ed eccoci, allora partiamo e adesso mettiamo all'azione direttamente il nostro pennello per i gel color. Io vi ricordo di non dimenticarvi di iscrivervi al canale, attivate la campanellina per non perdervi tutti i miei prossimi contenuti, mettete un like di supporto al video, lasciate sotto un commento se vi va, a me fa sempre piacere, e adesso vi lascio al video della stesura degli smalti e noi ci rivediamo tutti i mercoledì con le mie prove delle nail art e i venerdì con varie ed eventuali. Ciao!